Majesty 400 contro Suzuki 400, chi vincerà? Il Burgmanino di Colonna o il Majesty del Conte? La mia vacanza da povero, perché appresso a Colonna per forza bisogna limitare i danni, però cercando di fare sempre tutto con meno soldi ma godendosi la vita al 100%. E siccome non abbiamo niente da fare, ce ne andiamo a spasso per l'isola. Abbiamo un'inquadratura un po' storta, ma quello è il cameraman che è nato storto e quindi non riesce a mettere la mano dritta. Oh, ora è dritta! Emozionante la cosa! Chissà se avrò mai messo anche rec. Ora sorpasseremo! Tutto procede secondo i piani, quindi il prossimo burrone sarà il nostro. Poi ci guidano quelle brutte persone lì davanti. Butta giù, butta giù! Vai che Martina tocca la testa sull'asfalto! Guarda che postura! Anni e anni di corsi per fare l'idiota sullo scuderone! Cioè si può, ma non si può! A vedere il social drone si vede tutto in Colonna, eh! Vai che ce la fai, che si tocca! Vai che si tocca! E che passaggio all'esterno! Chiude, chiude la traiettoria! E niente, prova a passare, ce la fa! Sta passando, è in ferro! Bastardo! E siamo arrivati al paese, ora dobbiamo andare piano. Vieni qua, Sabietrilla! Va bene, lasciamolo girare! Perché altrimenti ti prendi a gomitate in curva! Comunque l'asfalto perfetto per mettere tutto a terra, cavalletti, carine! Un tremolio ed ecco il terzo che è arrivato e va a sbagliare il traguardo e vince. Cioè, hai fatto tanto e ha vinto il terzo, vergognati. Vedi, anche parcheggiato, pit stop aforato. E ora siamo qui in mezzo a dei rallentatori alti più dello scuderone praticamente, ma noi non siamo paura e partiamo Colonna. Comunque qua è davanti le moto. Questa è una zona un pochino colpita dal terremoto, si nota da tutte queste barricate messe per reggere queste povere strutture. Effettivamente è stato colpito pesantemente. Sì, questa è la città che sta messa peggio. Colonna ancora dietro, mi sta provando. Abbiamo altri avversari davanti a noi, ma niente, possiamo provare a reggere, a tenere in botta. Questo ha tagliato la strada, il cavalletto tiene in botta. Noi andiamo comunque avanti ed ecco il semaforo e la vittoria, vince il Conte, vince. Secondo Colonna, vittoria. Mamma mia, un'accelerazione abissale, soprattutto guardando quell'asfalto così. Arrivi in curva. Vediamo l'accelerazione, Majesty 400 contro Suzuki 400. Chi vincerà? Il Burgmanino di Colonna o il Majesty del Conte? Boh.
Colò, non accelera troppo, non mi fa sfigurare, no? Stavo sbagliato, tanto a partire qualche minuto. Ah, a te ce l'ho allungo? Ma secondo me parte. Il semaforo è lì. Un'ansia. Ora rosso. Gas a martello. È quasi pronto. Non già fa. Ho consumato circa 5 litri di benzina per provare ad accelerare con tanto di freno premuto. Tira la frizione, colonna! Ed ecco, c'è Suzuki che parte! Niente, non c'è niente da fare, Suzuki accelera prima! Si vede che l'ha modificato! Sei un cialtrone! Non si fanno le gare con gli scooteroni modificati! Vergognati! E sta salutando anche a casa, baci e abbracci! Verso nuovi orizzonti ed oltre! Suzuki, arrivederci estate, sagra del fagotto! Stiamo andando verso Sant'Angelo, non so che cosa ci sia, ma noi ci andiamo lo stesso. Una bella spiaggia, hanno detto. Stiamo entrando a Sant'Angelo. Tutto a spazio sul mare. E qui ci troviamo sul litorale di Casamicciola. Oh, da quanto tempo non ci vediamo, salve folla. Ma voi non ci andate mai a dormire, ma è possibile. Non rompete le scatole al prossimo, andate a dormire. A brindare. A brindare. La musica. Scuoli, Roma, New York. Basta cacciare soldi nella vita e si risolve tutto, ragazzi. Venghino, signori, venghino. Ecco la Honda, Motostorm, l'abbiamo trovato. Domani dobbiamo tornare a comprare le porcelle. Ma come te? Quando fa tutta Ischia non ci siamo andati. Ma dentro tu colonna vuole andare alla sagra. Ma che deve fare colonna se va a mangiare? Deve mangiare, bere, bere, mangiare. Ma guidiamo, non possiamo bere, bisogna essere persone serie. Basta bere, basta, basta bere. Drogatevi più che altro. Ma dovete smettere. Basta con questo risparmio che la crisi aumenta perché voi non fate girare l'economia. Siamo qui. Attiva ancora, anzi spegne? Ma no, non si spegne. Ah no, dura fino alle 2, alle 3, non leggo. Il grande fratello, io non lo so, uno sta andando a spasso. Lasciatemi in pace ogni tanto, su, fatemi vedere voi cosa state facendo invece di stare a poltrire sul divano. E voi come l'avete passate le vostre vacanze? Scrivetemelo sotto nei commenti.